Vediamo oggi come animare i capelli con Aina e Fur. Cominciamo costruendo una sfera, la allunghiamo un po', in modo che somigli a un viso. Andiamo a selezionare Aina e Fur. Selezioniamo soltanto la parte superiore, Update Selection, poi ce l'abbiamo soltanto in alto. Dopodiché andiamo a creare una serie di spline, come abbiamo già fatto in un altro tutorial. Ecco qua, così. Spostiamo il pivot al centro, eccolo qua, in modo che possiamo ruotare sempre la stessa. Dopodiché, shift premuto e andiamo avanti. 3, 4, 6, 7, 8 e 9, direi che basta. Perfetto. Queste sono spline, quindi andiamo ad attaccarle una con l'altra, che non le abbiamo selezionate tutte. Se volete evitare di farla manualmente una cosa fatta, non fate come me. Perfetto, abbiamo selezionate tutte. Chiudiamo. Qui selezioniamo la nostra sfera con i capelli. Andiamo in Tools, Reconfirm Spline, in modo da avere, ecco qui, una cosa del genere. Somiglia un po' più a una capigliatura, per modo di dire. Bene. Adesso andiamo nel pannello animazione. Come vedete, non è proprio il più facile del mondo come pannello. Andiamo in Dynamics. Se usiamo Live, vedremo subito i capelli che si muovono seguendo la gravità. Bene. La gravità e Swiftness sono i parametri che dobbiamo usare per ottenere i vari effetti. Più aumentiamo Swiftness, più i capelli si muoveranno liberamente. Rotold invece è quanto rimangono vicino alla radice. Più rimangono vicino alla radice, meno si muovono. E Dampen ci permette di fare questo effetto un po' fluffy. A seconda, tutti questi parametri tranne la gravità sono bloccati a 1. Questa è la simulazione, logicamente se avete 300 frame, ricordatevi qui di cambiare. Poi c'è la collision, se mettete none, i capelli entreranno all'interno del solido. Se cliccate su sphere e usate grow object, non ci sarà nemmeno bisogno di aggiungerlo, non ve lo farà aggiungere direttamente. Perdono, ho premuto sulla linea. Ecco qui, adesso ricadranno. Potrebbero essere. E se usate Growth Object già eviteranno di collidere con la vostra sfera, come ben vedete qui sotto. Ora, animiamoli velocemente, giusto per farvi vedere che l'effetto funziona. Qui sono le external force, se volessimo metterci del vento. Per esempio, forces, ecco qua, winds. Mettiamolo in modo però che sempre i nostri capelli, add wind, eccolo qua. Ora il vento farà parte della nostra simulazione. Simulazione si avvia con run. Ora, logicamente, ancora più interessante sarebbe vedere effettivamente come questi capelli si muovono se muoviamo la base. Quindi, selezioniamo la nostra testa, un tacco auto key per, vado per esempio a frame 25 o 20. Devo mettere live, altrimenti non vedremo niente che si muove, logicamente. E abbassiamo per esempio la testa. I capelli andranno in avanti. Poi andiamo indietro.
Poi andiamo a destra, poi andiamo a sinistra e poi per esempio torniamo in una posizione piegata. Queste sono tutte azioni che il nostro character potrebbe fare e i suoi capelli si muoveranno di conseguenza. Come potete vedere. Attenti quando renderizzate perché insomma anche sia questo tool che la sua renderizzazione portano via molte risorse. Poi naturalmente potete anche usare le altre tipologie di animazione che conosciamo.